tanto per completare l'esercizio, di nuovo li rivedremo sotto diverse salse questo già nel corso, e ovviamente sto saltando diversi dettagli e commenti, però è un moto planare, viene nel piano, per specificare la posizione del punto ho bisogno di due coordinate, x e y, però voglio che questo moto avvenga lungo un arco, lungo un cerchio, e quindi in realtà quegli x e y non sono indipendenti, ma hanno il legame che x quadro più y quadro deve essere uguale a r quadro, deve stare sul cerchio. Allora mi basta in realtà un numero, e allora la posizione della particella è un moto che avviene nel piano e sembra è un moto bidimensionale, in realtà stando su una curva è un moto unidimensionale, quindi per specificare la posizione della particella mi basta un numero. Il numero che userò è l'angolo. L'angolo l'abbiamo misurato come nella, misureremo come nella trigonometria, l'angolo zero, la crescita degli angoli avviene in senso antiorario, la decrescita in senso orario. La legge oraria, cioè questa è una parola che voglio usare adesso, userò il corso, la dipendenza dell'angolo dal tempo, voglio che sia lineare in modo che la particella si sposti con una certa regolarità angolare nel suo moto sul cerchio, questo quindi sarà chiamato moto circolare uniforme. Essendo una retta, la dipendenza dell'angolo dal tempo lineare, essendo una retta, la dipendenza dipende dal tempo e c'è un fattore di proporzionalità che chiameremo omega zero, chiamato anche pulsazione in certi contesti o velocità angolare in altri. Infatti se io vi chiedo qual è la velocità angolare e voi chiedete cos'è la velocità angolare, professore? Beh, se l'angolo varia nel tempo, io dico che la velocità angolare è la derivata dell'angolo rispetto al tempo. E voi dite, questo d'accordo, questo è chiameremo la velocità angolare. E quant'è la velocità angolare per un moto di questo tipo? Beh, è proprio il coefficiente angolare di questa benedetta retta, che è omega 0. Quindi omega 0 sia chiamata velocità angolare, il pedice 0 ci ricorda che è una costante, invece una velocità angolare non costante avrebbe non sarebbe un andamento, l'angolo non avrebbe un andamento lineare. Oppure in certi contesti è anche chiamata la pulsazione. Il pedice 0, ricordo, lo metto in più come promemoria, ragazzi, questo è una costante. Quindi questo è il modo di specificare la posizione della particella. Vedete che ho bisogno di un unico numero, l'angolo, che ovviamente dipende dal tempo. E scrivendo così l'argomento del seno, del coseno e del seno, sto dichiarando esplicitamente che l'angolo qua dentro è proprio quello. Lo vedete? Questo è un moto circolare uniforme. La velocità cos'è? In fisica diremo che la velocità è la derivata della coordinata, la velocità in una certa direzione è la derivata della coordinata per quella direzione rispetto al tempo. Quindi avremo una velocità nella direzione x e una velocità nella direzione y. Poi inventeremo anche il concetto di accelerazione. E l'accelerazione ce ne saranno due tipi, tre, che viviamo in un mondo tridimensionale. In questo problema bidimensionale avremo un'accelerazione nella direzione x e un'accelerazione nella direzione y. L'accelerazione che diavolo è? È, come abbiamo definito la velocità essere la derivata, anche l'accelerazione nella direzione y è la derivata rispetto al tempo della velocità nella direzione y. Quindi, quant'è l'accelerazione nella direzione x di questo esercizio? L'accelerazione nella direzione x, a pedice x, è uguale a, che interessante, meno omega 0 quadro x. Notate che c'è un omega 0 al quadrato. Da dove viene fuori il primo omega 0? Viene fuori quando faccio la prima derivata, facendo la derivata di x rispetto al tempo, c'è un omega 0. Perché c'è l'omega 0? Teorema della derivazione delle funzioni composte. Giusto? L'accelerazione mi serve fare un'altra derivata, la derivata della derivata. Allora farò un'altra derivata ed ecco che escirà fuori un altro omega 0. Quindi ce ne sono omega 0 al quadrato. Quindi
non faccio i passaggi, lo faremo al corso, questo è solo per completezza. La cosa che va veramente molto notato è che l'accelerazione della direzione X è proporzionale alla posizione. L'accelerazione Y è il fattore di proporzionalità, è un segno meno, è omega quadro, omega 0 quadro. Omega 0 quadro, perché il quadro? Perché ho derivato due volte. Una prima volta ho derivato x per la velocità e ho derivato una seconda volta dell'accelerazione. Se per caso avessi voluto derivare una terza volta, avrei avuto un omega 0 al cubo. Se avessi voluto derivare sette volte di fila, avrei avuto un omega 0 alla 7. Ogni volta che derivo usciva fuori un omega 0. Sono cose da adottare e di mettere in tasca. Ok. Qualche commento su una specie di dimostrazione del teorema della derivazione delle funzioni composte. Allora, immaginate che appunto avete z che dipende da y e y dipende da x, quindi in ultima analisi z dipende da x. Rapporto incrementale, scrivete il rapporto incrementale, eccolo qua, giusto? Adesso guardate qua. Applichiamo la stima lineare proprio a quello. Quindi questo pezzo dentro la parentesi quadrata, la riscrivo così. Quindi è il valore iniziale più quello che viene dall'estrapolazione lineare, seguendo la pendenza, salendo quindi per un cateto verticale che è proporzionale al cateto orizzontale, a delta x. Questo è di quanto mi sposto in orizzontale e questo è la pendenza della della retta tangente. E quindi questo corrisponde a quanto mi sono innalzato in y quando cambio la x di delta x. Adesso guardate qua, quello che ho qua è z per, questa è la chiamiamo y, lo è. Semplicemente sto per un attimo ignorando la x, sto pensando questo come z funzione di y. Quindi ho z, y più un delta y, dove il delta y è questa roba qua. Quindi applico la stima un'altra volta. E quindi cosa faccio? Ho la z in y, anzi meglio... Aspetta che finisco sto... Sta brodaglia, ho preso tema, però allora questa è la derivata di z in y che devo moltiplicare per l'incremento y, che quindi io in realtà sto pensando di fare questo. Vedete? Questa è la stima di z parentesi y più delta y. Questo è la z di y. Questo qua che ho appena scritto è z y. E questo vuole essere il contributo del cateto orizzontale delta y per la pendenza di z come derivata rispetto a y. Ma delta y cos'è? Beh, eccolo qua, l'ho scritto per esteso qua. E poi c'ho questo. Tutto diviso delta x. Quindi vedete che questo e questo vanno via e mi rimane ovviamente questo delta z e questo delta z, e rimane che è quello che volevo dimostrare. Vedete, questo è proprio nella notazione mia dei fisici, vedete come la notazione dei matematici è un po' povera. E quindi solo se uno ha veramente sotto controllo quello che sta facendo può sembrare opaco. Invece la notazione che usano i fisici è molto più trasparente, perché vedete quello che vi ho
vi permette in qualche modo di memorizzare e usare, non tanto memorizzare, ma usare il teorema in maniera corretta, perché, ripeto, potete mentalmente pensare che questo delta y e questo delta y si stanno in qualche modo cancellando, e quello che rimane è in effetti la derivata di z rispetto a x, è quello che volete fare. Quindi qua, di nuovo, fate tesoro di questo, perché è veramente prezioso, anche se non renderebbe un qualsiasi matematico, fate tesoro di questo. Prima questo, e poi fate la vostra variabile di passaggio. Va bene? L'abbiamo usato. Ok. Cercate di padroneggiare questa storia delle stime lineari. Userò nel corso, e voglio non dover sprecare un'ora di tempo per spiegare il corso, quindi darò quasi per scontato. Dovreste sapere l'espressione di Taylor del coseno e del seno. Lo sapete? Sapete scriverlo? Mi raccomando, tatuate questo sul corpo, dovete sapere cos'è un radiante. Allora, il coseno è una funzione quanto vale il coseno di 0? Cos'è? X, eita, cuidado ali. Sapevate questo, sì? Guardate come questo qui qualsiasi cosa da 0 e 1. Quindi, se guardate bene, qua appaiono gli esponenti 0, 2, 4, 6, 8 pari. Qua appaiono gli esponenti dispari. La funzione coseno è una funzione pari. Cosa vuol dire? Cerco unitario. Normalmente misuriamo gli angoli positivi sono gli angoli in senso antiorario, un angolo negativo e un angolo fatto così. Quindi il coseno di meno teta è uguale a coseno di teta, questa è una funzione pari, perché il coseno è la coordinata x
qua ha disegnato un cerchio che fa un po' schifo, e la coordinata x del punto sul cerchio unitario, e quindi quando voi prendete un angolo negativo la coordinata x non sta cambiando. Invece il seno di meno teta, come vedete, cos'è il seno? Il seno è la coordinata y del punto sul cerchio unitario. Se voi prendete un angolo negativo è nel quarto quadrante, il punto è qua giù, giusto? Quindi la coordinata x è sempre positiva, ma la coordinata y ha cambiato di segno, quindi questo è meno seno dell'angolo. Questa è una funzione pari, questa è una funzione dispari. Appaiono quindi pari, dispari. Appaiono gli esponenti pari e appaiono gli esponenti dispari. D'accordo? Numeri complessi, molto velocemente. Salto, professore, sta tecnologia dei numeri complessi. Guardate, c'è un collegamento. Uno dei più bei collegamenti della matematica. Numeri complessi. Allora, i numeri complessi hanno due rappresentazioni che dovreste già sapere, che do per scontato. Il numero complesso, c'è una rappresentazione, tutte e due queste rappresentazioni prendono papale papale la geometria analitica di Cartesio, il cerchio unitario e la trigonometria, e ve lo rifanno in uno spazio nuovo che si chiama il piano dei numeri complessi, chiamato il piano di Gauss o il piano di Argand. Quindi un numero complesso può essere rappresentato come una coppia di numeri, la prima a destra, la prima a sinistra, che si chiama così, questo è un punto che è sul piano di Gauss, il piano dei numeri complessi. Non è il piano XY di Cartesio, è un piano nuovo, però prenderemo formalmente la matematica di Cartesio del cerchio unitario, la ricicliamo, concettualmente stiamo facendo esattamente le stesse cose. Questo numero complesso, che è spesso indicato con la lettera Z, avrà due pezzi, verrà caratterizzato da due coordinate, quindi avrò una coordinata, questo asse qua è chiamata la parte reale di Z, questo asse qua è chiamato la parte immaginaria di Z. Quindi questo numero complesso avrà due coordinate, quindi può essere chiamato con una coppia ordinata, quindi la parte reale di Z e la parte immaginaria di Z. Va bene? Poi un'altra rappresentazione è questa, di dire che Z, la parte reale, magari la supponiamo che, piuttosto di scrivere così che è brutto, chiamo A piccolo la parte reale e B piccola la parte immaginaria. Quindi questa è la parte reale di questo numero Z, e questo, la coordinata, chiamiamola X, la coordinata X del numero Z è la parte reale A, e la coordinata Y, metto tra virgolette, è la parte immaginaria, chiamiamola P. Si scrive anche così il numero complesso, come A più IB, I è uguale alla radice di meno 1. I matematici e i fisici tendono a usare la lettera I. Non so cosa abbia fatto il collega del matematico, cosa abbia fatto i numeri complessi, se ha usato I. Ha usato I? Gli ingegneri, voi siete ingegneri, quindi prima o poi nei vostri corsi di matematica, di numeri complessi applicati alle problematiche di ingegneria, tendono a usare J, ok? E la cosa buffa, poi lo ridirò durante il corso, perché lo dico adesso perché è venuto in mente, gli ingegneri dicono, ma voi usi i fisici, usate la I, noi usiamo la J. Io che, ma perché? Ma perché per noi la I è la corrente elettrica? E io rispondo, e per noi la J è la densità di corrente elettrica. Tiè, noi ci basiamo solo su dei matematici. Non c'è nessun motivo valido per usare J, però è una tradizione di ingegneri, lasciamoglielo, tanto le persone hanno le loro tradizioni. C'è un'altra
rappresentazione dei numeri complessi. Allora, prima dobbiamo dire alcune cose per i complessi. Per esempio, esiste il numero coniugato a questo numero qua, il suo gemello stretto, una specie di... avete mai sentito parlare dell'antimateria? Una specie di l'elettrone e il positrone. C'è il numero Z e il suo complesso coniugato. Il complesso coniugato ha in questa rappresentazione qui e ha meno EB. Quindi se il numero complesso originario è qua, il suo complesso coniugato si chiama questo, il complesso coniugato, dove si trova? Si trova qua giù, va bene? Questo è Z coniugato, va bene? È una specie di gemello riflesso attorno a questo asse dei numeri reali, d'accordo? Allora si introduce un'altra rappresentazione, questo mi serve tra un attimo, poi capirete. C'è un'altra rappresentazione dei numeri complessi che useremo, che è questa qua. Per dire dov'è il numero complesso, mi rifaccio al cerchio unitario. Dico a che distanza si trova dall'origine e a quale angolo. Cioè io posso dire dov'è il numero complesso in due modi, o dando le coordinate, chiamiamole cartesiane, oppure dicendo quanto lontano è dall'origine e a che angolo si trova, sempre due numeri sono. Quindi, quest'altra rappresentazione specifica la distanza e a che angolo. La distanza del numero complesso dall'origine si chiama il suo modulo. E lo si indica magari con o così, o magari con anche una ρ, certe volte la gente usa la ρ. Quindi il numero complesso si scriverà come il suo modulo. E quello che sto per scrivere dovreste già saperlo. È al i teta. Chi l'ha già visto questo? Tutti. Ok? Tutti l'avete già visto. Dovreste sapere cos'è questa misteriosa cosa qua. Quello si chiama il... Vabbè, commenterò tra un attimo. Questo si chiama il modulo. Questo si chiama la fase o anche l'angolo, questo è il modulo. Il modulo, come vi ho detto, concettualmente è la distanza del numero complesso dall'origine. E voi guardate il triangolo di Pitagora, che bello Pitagora di tutto. Qual è la distanza secondo voi? Se A e B sono le coordinate cartesiane, qual è la distanza di quel punto dall'origine? È la radice di A quadro più B quadro, giusto? Ok? Quindi il modulo quadro è A quadro più B quadro. Cioè, perché non mi piacciono le radici quadrate? D'accordo? E come si fa quindi a calcolare il modulo? Come sono collegate queste rappresentazioni? Che il modulo quadro di un numero complesso è uguale al numero complesso moltiplicato per il suo complesso coniugato, giusto? Perché voi non fate altro che dire A più B che moltiplica A meno IB e poi svolgete come si fa dalle quando si fanno questi prodotti qua? Seconda elementare, terza elementare. Questo per questo, poi questo per questo, poi questo per questo, e poi questo per questo, che è meno il quadro di quadro. Ovviamente questo e questo sono identici, si cancellano, cioè i decimali cambiati di segno, quindi mi rimane questo. Ma a questo punto mi ricordo che il quadro è i uguale a meno 1 e la radice di meno 1, quindi il quadro è uguale a meno 1 e quindi questo. Ok, sono cose che voi sapete, d'accordo? Quindi se voglio trovare il modulo quadro di un numero complesso, cosa faccio? Moltiplico il numero complesso per il suo complesso coniugato. Poi se voglio il modulo deve stare la radice quadrata. Ma concettualmente il modulo di un numero complesso, che cazzo è? È la distanza pitagorea del numero dall'origine. Puttanata!
E la fase cos'è? Qual è la tangente di quell'angolo? Trigonometria. La tangente della fase cos'è? E questo fratto quello. Cos'era la tangente, no? Seno fratto coseno. Quindi, cioè, il cateto verticale fratto il cateto orizzontale. Quindi il cateto verticale è B. Quindi vedete che la fase, quello che appare qui, questo è, scriviamo qua, questo è A quadro più B quadro, radice, e la fase è il tangente alla meno 1 di la parte immaginaria, no? Fratto la parte reale. Cioè voi fate la parte immaginaria fratta la parte irreale e ottenete un numero. Fate l'arco tangente di quello, cioè che angolo è che vi dà quello come tangente, e quello è la fase. Ok? Molto semplice. Ok, qualche commento su questo signore qua. È uno dei più bei numeri della matematica. Appare in tutta la fisica, appare in ingegneria, è un numero assolutamente straordinario. Chi è? È un numero complesso che ha modulo 1, giusto? Il modulo 1, cioè se un numero complesso è il suo modulo per e alla i teta, allora questo è un numero complesso che ha modulo 1. Cosa vuol dire modulo 1? Che in questo specie di piano di Argando, di Gauss, che è una specie di piano di cartesio astratto che io ho nella mia testa, devo immaginare un cerchio unitario, perché quel numero, a seconda del valore della fase, è sul cerchio unitario nel piano di Gauss, a modulo 1. Quindi, questo è il piano pseudo-cartesiano. Eccolo qua, questo è un cerchio unitario, non è molto circolare, ma portate pazienza. Quando teta vale 0, si trova qua. E quel numero è, quando teta è uguale a 0, è il numero 1, il vecchio numero 1, che forse Dio, avete mai sentito parlare di Kronecker? Era un matematico tedesco, lui diceva, Dio ci ha dato i numeri naturali, tutti gli altri li abbiamo inventati noi, i numeri negativi, i numeri razionali, i numeri complessi, ok? Dio ci ha dato il numero 1, 1 e trino, 1, 1, questo è il vecchio numero che fa parte dell'umanità. Quando teta vale 0? Quando teta vale pi greco mezzi, dove si trova a sto punto? Si trova qua. Quindi questo è il numero 1, 0. Questo è il numero 0, 1. Quando teta è uguale a pi greco, dove si trova il numero complesso? Si trova qui. E questo è il numero meno 1, 0, cioè è il numero, vecchio numero reale, naturale, cioè questo non è naturale, è intero, però questo è già inventato dall'uomo, no? Cioè questo è un cellulare, questa è una tela, ma poi decidere di usare i numeri naturali per contare i passi è una trovata e un'invenzione dell'uomo. Quindi io dico, ok, questo è lo 0, che è un'invenzione dell'uomo. Passo 3 passi di là, 1, 2, 3. Cosa sono i numeri negativi? Lo sto spiegando il mio bambino di 7 anni, non ricordo mai, 9 anni ormai, e mia moglie si incazza perché ma non stanno però facendo i numeri negativi alle scuole elementari. Io mi chiedo, cosa cazzo stanno facendo? È talmente facile il concetto di numero negativo, perché esitano a farlo?
perché è ovvio che finché conto le cose, 1, 2, 3, 4, 5, meno 1 fa 4, meno 3, e poi se ho 0 dita è chiaro che non esiste il meno 1 del contare le cose, questo è ovvio, ma nei passi sì, fai 3 passi di là, 1, 2, 3, adesso fai 4 passi di là, 1, 2, 3, 4, lo 0 era là, sono a un passo in quella direzione. Perché non insegnare questi bambini? Lo sanno già, sanno giocare con la scuola italiana Standardo Aramengo. Il numero negativo è un'invenzione dell'uomo. Questo chi è? Vaffanculo. Questo chi è? Ho fatto da eco. Chi è questo? Questo è 0 parte reale meno 1 parte immaginaria. Ma allora guardate, è alla i di greco, chi è? È meno 1. Questo è sulla tomba di Eulero. Quanti di voi, quando moriranno, qualcuno scriverà sulla propria lapide una formula che entrerà nella storia della matematica o della fisica e della tecnologia? Ok? Guardate questa formula, è straordinaria! C'è tutta la matematica dentro, c'è il numero 1 che ci ha dato Dio, c'è il numero 0, c'erano 3 biscotti, e arrivano 3 bambini, uno mangia a testa, non ce ne sono più, questo fa parte della vita. 0, 1, c'è pi greco, c'è i e c'è il numero di Nepero, di Eulero. Cos'è? 2, cos'è? 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, e poi cambia, purtroppo. Ricordatevelo, questo è quello che ogni ingegnere deve sapere. Questo è quello che ogni studente che sta lottando per un 18 dovrebbe sapere. Se sa 2,718 va benissimo, però se notate che è 18, 28 e poi cambia. Se imparate questo avete tutte le cifre significative che non vi serviranno assolutamente, e anche troppo, però almeno sapete il numero, no? C'è il numero di Eulero, c'è i, c'è pi greco, c'è 1, c'è 0, in quella forma c'è tutta la matematica, è uno dei più belli enunciati della storia della matematica, padroneggiatela. Non solo scrivete, capitela, cos'è? Sono i numeri complessi che hanno la stessa struttura matematica del piano cartesiano e del cerchio unitario. Questo è un numero complesso che è sul cerchio unitario, a modulo 1, quindi cerchio unitario, e la posizione del numero complesso è dato una volta che specificate l'angolo. E qui, se vale teta, se raddoppiate teta, il numero complesso è qui. Ok? Se avete una teta che ha questa legge oraria, allora al passare del tempo, inizialmente il numero complesso è qui. Poi si sposta qui, poi si sposta qui, poi si sposta qui e fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi. Quindi questo orribile ma splendido numero complesso, io lo trovo magnifico, è un numero complesso che fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi. E qual è la coordinata x di questo numero complesso? Trigonometria, cerchio complesso, cerchio unitario. Qual è la componente x di un punto sul cerchio unitario? È il coseno! E qual è la componente y? È il seno! E questo è l'enunciato.
che useremo nel corso è al i theta è uguale la parte reale di questo numero complesso, questo è il numero complesso circunitario, ecco qua, la sua parte reale è il coseno di theta e la sua parte immaginaria è il seno di theta. Eccolo qua, magnifico. Ok? Questo è il teorema del signore Onero. Il più bel teorema della storia della matematica, secondo me. Lo dice un fisico. Perché è dappertutto. Ogni volta che avete qualcosa che oscilla, tutto oscilla, no? A ben guardare, voi avete anche gli atomi, sono un elettrone in un atomo di idrogeno, sta facendo un moto circolare uniforme, quando è nello stato non eccitato, si intende, attorno al nucleo, che è un protone. Moto circolare uniforme. Se prendo un bastone che non ho, lo attacco qua e lo vibra, oscillazioni. Un circuito elettrico, un condensatore carico che si scarica attraverso un induttore. Il campo elettrico del condensatore muore, ma crea un campo magnetico dell'induttore. Poi il campo magnetico dell'induttore muore, creando un campo elettrico del condensatore. E avete passaggio di energia tra elettrica e magnetica. Elettrica e magnetica, oscillazione. Avete una corrente che oscilla. Oscillazioni. Tutti questi fenomeni qua, dall'atomo alla luce elettromagnetica, alle onde elettromagnetiche, avete oscillazioni, alle vibrazioni di una massa attaccata a una molla, al bungee jumping, al circuito RCL, la resistenza ahimè è smorza, però se mettete in elio liquido avete un condensatore e un induttore che oscilleranno all'infinito. Un atomo va all'infinito, mica c'ha attrito. Tutto questo, la fisica atomica, subnucleare, l'elettromagnetismo, chi fa la telecomunicazione, agli elettrici, ai meccanici, i civili, tendono a dimenticarsi che le cose si muovono, perché loro costruiscono cose che dovrebbero star ferme. Poi arriva il terremoto e, oh sì, è vero, le cose si possono muovere. Quindi devono capire che le cose si possono muovere e le vibrazioni è uno dei moti più importanti. E quindi anche i civili dovrebbero conoscere che il teorema di Eulero, perché il teorema di Eulero, in particolare in questa modalità qua, dove la fase dipende dal tempo proprio in questo modo, descrive, appare in qualsiasi descrizione dei fenomeni oscillatori, qualsiasi cosa che sia. Oscillazioni, se avete a che fare con l'oscillazione della vita avrete bisogno di questo oggetto qui, e qui avete bisogno di capire il numero di Eulero. Ma cos'è il numero di Eulero? Non c'è da aver paura, è un riciclare quello che sapete del cerchio unitario nel piano dei numeri complessi, la stessa cosa, è un numero che è sul cerchio unitario, avrà una certa fase che è l'angolo a cui si trova. Se poi quella fase cambia nel tempo, questo numero si sta spostando sul cerchio. Se la fase cambia in maniera lineare nel tempo, allora questo numero si sta spostando al passare del tempo in maniera regolare lungo questo cerchio unitario. Ok? Facciamo una breve pausa.